Signor Ministro Graziano Del Rio, signor Vice Ministro Riccardo Nencini, signor Presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, signor Presidente della Toscana Enrico Rossi, autorità tutte, caro Presidente Cerchiai, Ingegner Castellucci, caro Giovanni, oggi è un giorno in cui, assieme ai sindaci di questo territorio così bello, e assieme alle donne e agli uomini che hanno fatto l'impresa, possiamo dire che è arrivato il giorno che sembrava non dovesse arrivare mai. È arrivato il giorno in cui l'Italia manda in soffitta i professionisti del tanto non ce la faremo mai. Manda in soffitta i professionisti del qui non si finisce niente. Manda in soffitta i professionisti del piagnisteo e della lamentazione. Oggi è il giorno che sembrava talmente lontano che quando abbiamo detto l'8 novembre scorso, facendo la scommessa, ci si fa prima di Natale in nome del supremo interesse dei bambini a non fare le curve dell'Appennino, dell'autostrada, della vecchia autostrada, come la chiamiamo l'altra? Questa è la variante della senior, non so, della panoramica, senti, alla faccia la panoramica, ma. In nome del supremo interesse dei bambini, che doveva essere qui messo su una slide, abbiamo litigato a lungo con Castellucci, perché lui ha voluto mettere tutte le tonnellate di benzina, di gasolio in meno, i chilometri in meno, il dislivello, io gli avevo chiesto anche il capitolo vomito dei bambini in meno, che non è banale, ve lo dico per esperienza personale, sia da bambino che da padre. Nonostante questa discussione, quando un anno fa abbiamo detto questo sarà il giorno prima di Natale, credo di aver toccato il picco di dissenso e di odio da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di autostrade, di tutti voi, perché effettivamente sembrava complicato anche alla luce delle procedure burocratiche. Ma prima di entrare nel merito, questo è un giorno che in questa zona e in questo paese è un giorno particolare. E allora vorrei, prima ancora di iniziare a dirvi anch'io due parole su questa straordinaria opera, che tutti insieme potessimo mandare un pensiero alla comunità di San Benedetto Val di Sambro nel giorno in cui ricordiamo il tragico evento del Rapido 904. A qualche chilometro da qui 16 persone persero la vita, la sindaca qualche minuto fa a ricordare quelle vicende. E c'è caro ricordare anche qualche magistrato come Piero Vigna che cercò di instaurare quel processo, ricordiamo quella vicenda drammatica di alcuni anni fa ma che è ancora viva nel ricordo di tutti noi. È un'opera che faccio un po' fatica adesso perché io sono da sempre un sostenitore della Barberino incisa. Che gli ho detto a Castellucci, senti, ma sei sicuro di inaugurare mentre si saliva? Si potrebbe fare la Barberino incisa. Non ha detto parolacce per rispetto istituzionale. Ma se ci pensate, ciascuno di noi si ricorda, noi toscani, noi emiliani, ce lo ricordiamo, il momento in cui il governo nel 97 disse basta, si fa la variante di valico. Io ricordo perfettamente di aver letto su La Nazione, la notizia era un sabato, ero a mangiare con la mia famiglia, da mio nonno facevo lo studente, primo pensiero di tutta la famiglia riunita, exit poll immediato, tanto non si farà mai. E l'idea che quell'opera, che sembrava un'opera così lontana, oggi sia a disposizione delle donne e degli uomini italiani, dà il senso di come questo paese, se si tira sulle maniche, se smette di lamentarsi soltanto, è in grado di fare opere che sono opere che segnano la storia dell'ingegneria nel mondo. Perché noi non la raccontiamo bene, ma noi siamo in grado di fare cose che tutto il mondo viene a studiare e viene a imparare. In alcuni casi anche in negativo, per esempio la burocrazia. Perché credo nessuno al mondo ci metta 24 anni per dare il via libera. Ma nel momento in cui finalmente si dice via libera, le nostre imprese con le lavoratrici e i lavoratori che sono i primi oggi a dover ringraziare, sono in grado di fare cose che altrove nel mondo non sono in grado di fare.
Non è soltanto l'ingegnere che ringraziamo, non è soltanto l'architetto, non è soltanto l'esperto del settore, è la passione, la dedizione, la determinazione. Io vorrei dirvi grazie a nome del Paese. Noi talvolta non ci rendiamo conto che dovremmo pronunciare il nome Italia con un pochino più di orgoglio. Voi ce lo state ricordando. E sappiamo perfettamente che nelle storie, nei cuori di queste donne e di questi uomini, quando finisce un'opera, ancora ci sarà qualcosa da fare naturalmente, c'è la preoccupazione del cantiere successivo. Perché il cantiere non è soltanto il fascino di un nastro che si taglia o di un bottone che viene pigiato. È la preoccupazione di dare da mangiare alla propria famiglia. E allora io vorrei, ne abbiamo parlato con il ministro Del Rio salendo su, che fosse forte il messaggio che l'Italia, senza fare opere inutili, però mette l'acceleratore sulla questione delle opere pubbliche, non soltanto semplificando, ma sbloccando finalmente quella massa enorme di progetti che è stata bloccata da una burocrazia che si è autoalimentata e che, se sbloccata, può portare finalmente il Paese a una crescita a doppia cifra. Doppia cifra, vorrei essere chiaro, più correttamente, diciamo con il numerino, non con lo zero davanti, non a doppia cifra, che se no una doppia cifra magari, con il numerino 1 davanti e possibilmente in prospettiva con il numerino 2. Se ci pensate, questo è il modo migliore per chiudere il 2015. 8 novembre del 14 faremo la variante di valico entro il 2015. Commento medio, staremo a vedere. È lo stesso sentimento di disillusione che avevano molti nostri concittadini quando dicevamo, nello stesso periodo dello scorso anno, faremo l'Expo e sarà un successo. Questo 2015 si chiude con la variante di valico, si chiude con l'Expo che è stato un successo, si chiude con Pompei che domani inaugura 6 DOMS restaurate, si chiude con l'occupazione che torna finalmente a crescere dopo mesi in cui aveva avuto un segno negativo. Si chiude con il fatto che le promesse si possono rispettare. E se le tasse vanno giù finalmente, non è perché l'Europa ci ha consentito chissà che cosa, ma che se l'Italia fa l'Italia non ce n'è per nessuno. Se smettiamo di autocommiserarsi e iniziamo finalmente a fare quelle riforme che stiamo facendo, questo Paese non è soltanto il Paese più bello del mondo per le vacanze, è il Paese più attraente. È il Paese più all'avanguardia dal punto di vista ingegneristico, è il Paese più innovativo. E allora, io credo che stiamo veramente dando un segnale di ripartenza. Però, ci abbiamo messo 24 anni, no? Con le burocrazie. Ora, voi dovete immaginare il commento tipico in questo momento del, diciamo, pensiero negativo. Cosa possiamo dire di negativo di quest'opera? Avete avuto un'attenzione di cui personalmente vi sono grato sulla sicurezza del lavoro, che è una cosa che rende orgogliosi di far parte del Paese Italia, perché avete avuto un'attenzione sulla sicurezza del lavoro straordinaria. Qual è l'unica cosa che possiamo dire a quest'ora? Che ci sarà qualcuno che è in coda ora e che dice: quanto chiacchiera il Renzi e ci blocca l'inaugurazione? Perché allora io vi faccio una proposta prima di chiudere. Intanto vorrei segnalare ai giornalisti che la coda sull'autostrada panoramica c'è da sempre, in particolar modo nei giorni di Natale. Quindi non è che queste persone che sono qui hanno prodotto i 10 km di coda di stamattina. C'erano perché siamo al 23 dicembre, è esattamente l'opposto. Abbiamo fatto questa autostrada per non aver più la coda. Però, siccome da quando noi pigiamo il tasto via, a quando vedremo scorrere le prime macchine passerà un quarto d'ora, 20 minuti più o meno, io farei una proposta. Prima vorrei che l'ingegner Castellucci, il ministro Del Rio, il viceministro, i presidenti, magari sarebbe bello, Giovanni, presidente Cecchiai, sarebbe bello se venissero anche 2 o 3 rappresentanti dei lavoratori, delle lavoratrici, magari anche, non lo so, l'ingegnere più anziano, oppure il manovale più anziano e quello più giovane, non lo so, fate voi, sceglietene 2 e mandateli qua, intanto... Mandate anche qualche donna, non soltanto, non fate i maschilisti. Poi, anche perché qui, Bonaccini, Rosa, venite, salite sul palco. Poi, prendiamo il bottone che inaugura, formalmente, così dov'è? Ingegnere. Venga, venga anche lei, ingegnere, ha fatto tutto, dove siamo? Perfetto. Notare il taglio del nastro nell'era Castellucci.
non si tagliano Lusetti le cravatte perché l'abbiamo tagliata lo scorso anno, io l'avevo finta, sicché sono a posto, anzi no, è quella di Castellucci. E quando finalmente partirà il via libera, poi abbiamo ancora 20 minuti, io non parlerò per 20 minuti, ma voglio dirvi un'ultima cosa alla fine. Allora, Tozzi, venga qui, con tutto quello che abbiamo fatto quando sei una provincia, venga. Qui sono lavoratrici e lavoratori, dove sono? Non c'è nessuno. Vai a prendere la prima. Bene, oh via, un po' di... il più giovane, la più giovane, dove sono? Oppure il più vecchio, la più... cioè il più vecchio, il più esperto, la più esperta. Qualcuno che vuole andare in pensione con l'opzione donna, non lo so, la Fornero, venite. Beh, lei non mi sembra una donna, ma può salire, ecco, prego, molto lieto. Venga, andiamo, dai. L'impresa Toto, dov'è? Uno dell'impresa Toto? Ingegner Kelly, venga qua, perfetto. Tutti insieme, allora. Tutti insieme, pronti? 5, 4, 3, 2, 1, via! Bravo. Adesso lasciamo questo, grazie. Adesso dovremmo piano piano vedere, eccoci qua, ovviamente il bottone rosso era una finta, era un sms che ha mandato del zio, come ovvio, però non lo diciamo. E allora, mentre lasciamo queste immagini, quindi vedremo chi sarà il primo fortunato a entrare, Tenere Johnny, stai con me, vieni qua, che è la nostra, vorrei chiudere... Mentre aspettiamo con questo, sai com'è? Vorrei chiudere con un pensiero. Ieri io ero in un posto totalmente diverso. Ah no, prima, mentre aspettiamo, Graziano mi ha fatto l'elenco e mi ha suggerito di dirvi che la prossima è la Salerno-Reggio Calabria. Però se finisce anche quella, poi... cioè, non. Però, così come Castellucci mi ha impedito di dirvi i tempi della terza corsia Barberino... Firenze Nord, perché lui mi ha detto sarà il 2020 ma li voglio forzare al 2019, l'importante è che tu non lo dica, quindi non dirò grazie. La terza corsia Barberino ci si fa? Non fa grazie ingegnere, no, anche perché la terza, se no poi diventa un imbuto a Barberino e Nencini non sa più come tornare a casa. Vi faccio notare, sono Emiliani, ministro Emiliano, vice ministro Toscani. Però ieri io ero a Beirut. Ero a Beirut a salutare i nostri soldati e vorrei che arrivasse da qui anche a loro l'augurio di Buon Natale, quelli che passeranno un Natale lontano dalle famiglie. Ero a Beirut a incontrare i governatori, i governanti di quel territorio. Ero a Beirut a verificare come la cooperazione internazionale sta rimettendo a posto dei musei e la cultura, ed ero a Beirut in una scuola messa a posto dall'Italia con l'UNICEF, e che pensate, in un momento di emergenza come quella dei profughi, al mattino accoglie i bambini libanesi e al pomeriggio i bambini siriani, che sono ancora più numerosi. Bene, nel parlare con un gruppo di questi genitori di profughi, vorrei raccontarvi come dicevano con orgoglio la parola Italia, per ciò che l'Italia è ai loro occhi. Vorrei che tutte e tutti noi avessimo lo stesso orgoglio, mentre inauguriamo un'opera pubblica, di dire che l'Italia non è il paese delle incompiute, non è il paese delle opere lasciate a mezzo, l'Italia è un grande paese e noi dobbiamo avere il coraggio e l'orgoglio di pronunciare il nome Italia con molta maggiore forza e potenza di quanto abbiamo fatto. Grazie di cuore a tutti voi e aspettiamo che arrivino le prime macchine. Scusate, polizia stradale, per cortesia, fate un blocco, bloccate la panoramica per piacere, se no si fa una figuraccia. Piace di più la panoramica? No. Per essere chiari, aprire un'autostrada non è così banale. C'è un problema di sicurezza della circolazione, quindi stanno levando in questo momento tutta la segnaletica. Grazie.
Sì, queste sono la pattuglia di apertura, sono delle 500, le avevamo prese per dar tempo poi di completare il discorso al Presidente. In realtà, avendo schiacciato il pulsante dopo, gli dovremmo dire di accelerare. La prima 500 Giovanni, è una copia di quella che percorse per prima la Firenze-Bologna quando fu aperta nel lontano 63. Sì. La prima, il modello della 500, da primo modello, è stato lanciato quando si è parlato della prima autorizzazione burocratica. Era appena un nuovo modello, appena uscito allora. Quindi... Ci si è infilato...